andiamo breve, andiamo assieme a E siccome tra 5 minuti cominciamo, se volete anche spostarvi un po' più avanti, visto che insomma non siamo tantissimi, prendiamo questo incontro un po' più intimo, se volete, chi volesse. Buonasera a tutti, io sono Demo di Universitas. Per chi non lo conoscesse, faccio due paroline su Universitas. Siamo un gruppo di studenti dell'Università di Padova che ha l'obiettivo di creare situazioni degli spazi di partecipazione attiva da parte degli studenti dell'Università di Padova, organizzando, cioè da un po' di anni, almeno 12, che organizziamo progetti e incontri qui. Stai parlando spesso partendo anche da quelle che sono le esigenze degli studenti, relativi a quelli che possono essere ulteriori approfondimenti o argomenti che non vengono trattati a lezione. Per chi volesse, adesso facciamo girare un foglio in cui potete inserire i vostri nomi e cognomi e email se volete rimanere aggiornati sulle nostre iniziative, la newsletter. L'incontro di oggi è il primo incontro di quest'anno per il progetto Testi d'autore, ovvero un progetto con cui diciamo, parte dell'esigenza di riprendere quei testi classici, considerati diciamo, fondamentali per lo studio della psicologia, che spesso vengono nominati a lezione, ma chiaramente poi c'è il tempo di approfondire durante i corsi. È un progetto particolare perché è nato un po' dalle proposte dei docenti che abbiamo contattato, i quali ci hanno fatto ognuno una proposta di 3 testi classici. E poi sulla base di questo abbiamo fatto dei sondaggi, che sono stati poi gli studenti, immagino anche da parte di voi, a votare quello che sarebbe stato il testo che loro avrebbero voluto approfondire in questi incontri. E il testo che ho rappresentato oggi è Verso un'ecologia della mente di Gregory Bateson, un autore che diciamo anche forse un po' in linea con l'ultimo incontro che abbiamo fatto l'anno scorso a maggio, in cui è stato presentato il libro rosso di Jung. Un autore che ha influenzato moltissimo la psicologia, in particolare ha posto le basi per la teoria sistemica, ed è un autore che però raramente viene trattato nelle aule di questa facoltà. Si è occupato di diverse discipline nell'ambito della sua carriera, tra cui l'antropologia, la cibernetica, la psicologia, la psichiatria, e diciamo che questo suo eclettismo lo si ritrova nel testo che verrà presentato oggi. E, tra l'altro, cosa curiosa, nell'introduzione al testo lui accenna al fatto che i suoi studenti gli facevano notare il fatto che proprio perché toccasse molti temi spesso non si capiva dove volesse andare a parlare. Quindi diciamo, un autore fondamentale, eclettico e abbiamo con noi a presentarlo oggi il professor Francesco Spagna, docente di antropologia culturale, e quindi lascio a lui la parola chiedendogli anche come mai ha deciso anche di proporre questo testo. Allora, grazie a voi.
Pensavo, ero convinto di fare così, un intervento più seminariale che altro, per cui cerchiamo anche appunto di renderlo più, meno una lezione, meno frontale, insomma, su questo argomento. Allora, sì, Gregory Bateson, io appunto, come dicevo prima, dal tempo che è passato dal nostro primo contatto, io non mi ricordavo quasi più. Cioè, pensavo che fosse, che fosse una vostra idea quella di farmi parlare su Bateson, invece era stata una mia proposta. No, ma è interessante questo perché effettivamente adesso poi ricostruisco e sì, è chiaro che Bateson è in sottotraccia in quello che io dico a lezione, neanche tanto sotto, cioè nel senso che è stato l'autore della mia formazione, quindi di quando avevo la vostra età, studiavo filosofia, ma cercavo appunto già mi interessavo di antropologia, seguivo le lezioni del professor Harrison, che aveva messo questo libro in programma, ed erano gli anni Ottanta. Gregory Bateson era morto non da molto, perché appunto è morto nell'Ottanta, e gli anni Ottanta erano effettivamente un momento di, è stato, sono stati un momento di massima celebrità di questo autore. E sono stati anche il momento di formazione del pensiero ecologico e anche dei movimenti politici ecologisti. E Bateson è stato a lungo individuato come una sorta di pioniere del pensiero ecologico, se non di guru anche di una certa parte dei movimenti ecologisti degli anni Ottanta. È importante collocarlo perché insomma sono passati appunto oggi pensavo con quanto piacere riprendevo in mano questo vecchio libro appunto che ha fatto parte della mia formazione. E appunto mi rendo conto al tempo stesso che sono passati 30 anni, quindi è passata veramente molta acqua sotto i ponti, e quindi riparlare di Bateson oggi, l'aspetto appunto come giustamente l'ha introdotto, no? Cioè un personaggio che ha attraversato varie discipline, che ha trasmigrato tra varie discipline. E quindi sicuramente questo aspetto di una persona che non stava dentro dei confini disciplinari, dei contorni disciplinari. Lui era figlio di uno scienziato, di un biologo, per cui diciamo, avrebbe dovuto portare avanti questa linea generazionale. Invece, negli anni 30 del Novecento, fa l'antropologo, conduce una ricerca tra gli Yatmo della Nuova Guinea, che sarà inizialmente pubblicata negli anni nel 36, mi pare, e cioè quindi diciamo in epoca coloniale ancora, negli anni 30, piena epoca coloniale, e conduce una ricerca di antropologia secondo appunto l'impostazione dell'antropologia sociale britannica. Gregory Bateson si muoveva in quell'ambiente e dunque con degli apparati antropologici piuttosto rigidi, ancora diciamo disegnati per l'epoca coloniale, disegnati per una
per una situazione coloniale nella quale l'antropologo era, diciamo, il portatore di un discorso scientifico e gli uomini primitivi, così si chiamavano, erano sostanzialmente il suo campo di ricerca, se non il suo oggetto di ricerca, appunto. Ma la capacità descrittiva, analitica, era tutta chiaramente dalla parte della razionalità occidentale dell'antropologo. Ecco, Bateson fa la sua ricerca in Nuova Guinea in questo contesto, in questi anni. Però appunto qualche cosa non quadra, non ci sta in questo tipo di ricerca. E infatti questa, il libro che poi documenterà questa ricerca antropologica, Naven, è uno stranissimo libro che mostra che questa ricerca tra gli Yatmul, tra i selvaggi della Nuova Guinea, è esplosa sostanzialmente, è una ricerca che è andata fuori controllo. Cioè, è una ricerca che ha perso i suoi confini. Cioè, sostanzialmente, Bateson ci provò ad applicare le griglie dell'antropologia sociale britannica del tempo, ma non ci riuscì in quel modo. Per cui, da quel momento, Bateson sì, continua a occuparsi di argomenti di antropologia, però gradualmente uscirà fuori dai confini, dai contorni dell'antropologia e si muoverà in altre direzioni. Per cui questo libro, Verso un'ecologia della mente, il titolo originale è interessante, Steps Toward an Ecology of Mind, Steps, cioè gradini verso, andando verso, sono come dire piccoli passi verso quello che lui chiama appunto ecologia della mente. E quello che appunto avrà una teorizzazione come dire, unitaria nel libro successivo che si chiama Mente e Natura. Qui sono una serie di saggi, è una collezione di saggi che però mostrano i passi fatti per arrivare a questa concezione ecologica della mente, del pensiero. E quindi l'antropologia è stato, quegli antropologici sono i primi passi di Bateson, dopodiché passerà alla psicologia. Sarà nel gruppo nel gruppo californiano di Palo Alto, quelli che appunto teorizzeranno la schizofrenia, la teoria sistemica della schizofrenia è opera di Bateson. Dalla psicologia, ecco, però neppure nell'ambito psicologico Bateson è perfettamente collocato, ben inquadrato. Perché? Perché vabbè, appunto è passata la Seconda Guerra Mondiale, sono passati anche gli anni 50 e negli anni 60 Bateson risente fortemente di influenze culturali che gli vengono dalla controcultura. Cioè, quelle teorie degli anni 60 in Bateson sono teorie che cresciute nel momento nel quale appunto c'era una fortissima trasformazione culturale dell'America, i primi anni 60. Pensate ad esempio che sono i momenti nei quali, sono gli anni nei quali cominciano in America a girare
sostanze psichedeliche, sono gli anni in cui l'LSD viene scoperto e divulgato, e appunto ai primi anni 60 l'acido lisergico, questa sostanza che altera fortemente lo stato di coscienza. Ancora non conosciuta e quindi non illegale, veniva distribuita in modo abbastanza disinvolto tra i giovani. Ecco, la assunzione, insomma, era piuttosto diffusa e anzi, Bateson in quegli anni stava sperimentando la possibilità di utilizzare l'LSD a scopi terapeutici e cominciarono anche a fare questo tipo di esperimenti. Ecco, quindi Bateson passa la sua inquietudine originaria di studioso, il suo non collocarsi in un ambito definito, lo porterà appunto a lasciarsi attraversare da queste correnti anche controculturali. E quindi, da una parte, appunto, è uno dei teorici della sistemica, no? Pensate ad esempio anche il modello sistemico della terapia familiare si è ispirato a Bateson. La teoria sulla schizofrenia, sul doppio vincolo, che appunto è presente in questo libro, è diventata un classico della psicologia, è opera Bateson. Quindi aspetti che sono diventati classici, altri aspetti di questo personaggio invece sono rimasti nell'ambito della controcultura. Sì, perché appunto il punto di arrivo di Bateson dalla psicologia e all'ecologia, quindi sostanzialmente tornando dopo questo percorso, no? Piuttosto complesso tra le discipline, tornare a una prospettiva che poi faceva parte quella anche degli studi paterni, perché la biologia, l'ecologia, noi la chiamo dentro un contorno, dentro i contorni della biologia. Ecco, però appunto un modo completamente nuovo di intendere il rapporto tra mente e natura, un modo di intendere il rapporto mente-natura che cercasse di interrogarsi sui confini tra gli individui, i soggetti e l'ambiente. Quindi il problema ecologico individuato in Bateson come problema del confine tra il soggetto, tra la soggettività e l'ambiente, questa distanza, questo scarto tra un io, tra un ego che si considera, diciamo, nella sua autonomia, e un ambiente, percepito come sfondo. Come sfondo esterno e quindi come qualcosa che può essere sfruttato, come qualcosa da cui si possono prendere risorse, cioè qualcosa dal quale l'io, la persona, il soggetto può capitalizzare risorse. Migliorare la sua qualità il suo benessere, eccetera, eccetera. No? Quindi un modo comunque di percepire ambiente, il soggetto e l'ambiente come due entità. D'accordo? Mentre il pensiero di Bateson, attraverso tutto il percorso che fa, arriva a cercare di interrogare questo confine e a cercare di capire dove sia il punto di collegamento, no? Lui usa una serie di metafore per parlare di questo. Per esempio, parla del cieco con il bastone, no?
il cieco con il bastone, dove comincia la percezione? In quale punto dell'ambiente? Come fa il cieco a capire, il non vedente a farsi un'idea, farsi una mappa della realtà circostante attraverso il bastone? Ma appunto la sua percezione, quindi, dove comincia? Alla punta del bastone, in mezzo al bastone, nell'impugnatura del bastone sulle sue dita? Cioè, ecco, dov'è il confine tra il soggetto e il suo ambiente? E quando perdiamo questo confine, lo perdiamo attraverso un percorso conoscitivo, attraverso un percorso in profondità, attraverso una capacità anche di uscire dagli schemi, di rompere i confini. Perdiamo questo confine anche attraverso la perdita dei confini dell'io attraverso l'uso di sostanze, per esempio, no? E uno stato di estasi è una uscita dai confini del proprio ego. E attraverso tutte queste esperienze, Bateson interroga il rapporto mente-natura, soggetto-ambiente, d'accordo? Attraverso questa interrogazione capisce che, cioè, esprime il fatto che se non se non si risolve questa separazione, le possibilità di sopravvivenza della specie umana sul pianeta sono a rischio. E appunto è uno dei primi a sostenere con forza questo punto. Cioè, se non risolviamo il nostro, cioè se continuiamo a percepire l'ambiente come sfondo, un lago, ad esempio, è un'altra immagine che ci porta Bateson. Un lago semplicemente è qualcosa che noi percepiamo come separato da noi. Allora è attraverso quella separazione che noi esseri umani andiamo a magari gettare rifiuti tossici in quel lago, perché è altro da noi. Quindi, ecco che queste strane idee appunto di una confusione tra il soggetto e l'ambiente, che appunto, senza confini, attraversano l'esperienza di Bateson, perché il cosiddetto pensiero primitivo che gli antropologi andavano a studiare, e beh, quello sì, no, era così, sfumava, non elaborava nessuna distanza tra una soggettività e un ambiente, cioè la costruzione di una separazione tra soggetto e ambiente è una costruzione occidentale. Altri popoli, i popoli primitivi, non ragionano in questo modo e quindi si percepiscono in continuità con il loro ambiente. Non c'è una separazione netta, un confine netto tra gli esseri umani e l'ambiente che li circonda, l'ambiente animale, vegetale, minerale. E questo viene appunto rappresentato attraverso un linguaggio che gli antropologi hanno, diciamo, classificato come linguaggio mitico, e che appunto suona molto strano alle orecchie degli occidentali. D'accordo? Ecco che nel percorso che fa Bateson, questa confusione tra il soggetto, l'io e il suo ambiente ritorna nelle patologie psichiche. Perché a volte appunto nel discorso degli schizofrenici ecco che torna il tema della perdita dei confini.
così come appunto nell'assunzione di sostanze che alterano lo stato di coscienza, torna il tema della perdita dei confini. Ecco che appunto sono questi i gradini, i tasselli per cui Gregory Bateson costruisce un pensiero che poi diventa il pensiero, uno dei principali, una delle principali teorie che influenzano i movimenti ecologisti, che appunto negli anni 80, 30 anni fa, cominciano a porre fortemente l'esigenza di un cambiamento di modo di pensare nei confronti dell'ambiente. E appunto è utile, credo, pensare, no? Ritornare a Bateson 30 anni fa, considerare il suo percorso come un percorso appunto disponibilità a muoversi tra i confini dei saperi, a muoversi in senso transdisciplinare, per appunto cercare di invertire la rotta, una rotta che già allora, già 30 anni fa, era piuttosto evidente che avrebbe portato dei forti rischi per l'esistenza della specie umana sul pianeta. E appunto, a distanza di 30 anni, oggi abbiamo gli appelli di un altro personaggio molto interessante, no? Amitav Ghosh, nel libro, non so se lo conoscete, La grande cecità, anche che appunto cerca di sollecitare la necessità di parlare della crisi ecologica, della crisi ambientale, dove appunto si tende a non parlarne, ad accantonarla. Ecco, quindi è utile pensare, è importante ragionare sul fatto che questo tipo di consapevolezza appunto ha fatto, cioè si è originata ormai, diciamo, diversi decenni fa, e quindi ripercorrerne le tappe credo che sia importante oggi per riarticolare una consapevolezza di un problema che è un problema che appunto nei prossimi decenni rischia di diventare piuttosto evidente, cioè, quindi non più percepito come un rischio, la possibilità di un rischio, ma una situazione reale che, cioè voi appunto adesso vedete 20-25 anni, sarà sicuramente nella vostra vita, tra i principali problemi dell'agenda, insomma, quello di trovare soluzioni alla crisi ambientale. È il problema per la mia generazione e dei miei figli, è il problema veramente che appunto mi viene ansia a pensare ai miei nipoti, d'accordo? Ecco. E quindi qualche cosa che insomma è importante, per la quale è importante ritrovare le giuste parole. E quindi ecco, forse ritornare a Bateson ha questo significato. D'accordo? Qui c'è per esempio forse l'aspetto più, ma appunto adesso io finisco il mio sermone e cerchiamo di appunto di allargare il discorso, facendo quelle domande, facciamo una situazione più possibile seminariale, insomma, interattiva. Ma l'aspetto che mi ha colpito riprendendo in mano questo libro oggi, i cosiddetti metaloghi. Qui ci sono alcuni metaloghi. Negli anni 50,
Gregory Bateson conversa con sua figlia, no? Cioè decide di inserire in un testo che è rivolto agli scienziati, sostanzialmente ai suoi colleghi, nelle varie discipline che lui ha attraversato, ma decide di mettere in campo sua figlia, una bambina piccola a quel tempo. E questi dialoghi che lui chiama metaloghi, quindi qualcosa che passa attraverso, ma sono dialoghi tra lui e sua figlia, Mary Catherine, che poi scriverà un libro insieme al padre, anni dopo, un libro che si chiama Dove gli angeli esitano, molto interessante, che parte appunto da questi metaloghi, da questi da questo esporre sostanzialmente un sapere delle teorie, una disciplina allo sguardo di una bambina. A questo coinvolgere una bambina nella teorizzazione, ecco, questi appunto sono aspetti che molto originali, molto particolari. C'è uno dei metalloghi che ho riletto oggi che ha a che fare proprio con i contorni, con i confini. Ed è la sua figlia che gli chiede: papà, perché le cose hanno dei contorni? È il tema dei confini, sostanzialmente, no? Però è interessante vedere come in quel momento Gregory Bateson, come padre, è spiazzato dalla domanda della figlia. Cioè, la domanda della figlia è particolarmente spiazzante, intrigante anche per quanto riguarda quello che Gregory Bateson sta cercando di fare, perché appunto gli pone la questione dei contorni, dei confini, in un momento nel quale Gregory Bateson sta, per sua inquietudine, anche per sua scelta epistemologica, per certi aspetti, sta continuamente varcando dei confini disciplinari, continuamente si trova a muoversi, ad attraversarli, a non sentirsi pienamente rappresentato in nessuno dei confini del sapere. E per cui si innervosisce. È interessante quel metalogo. Bateson a questa domanda della figlia si innervosisce e si arrabbia e la fa piangere. Cioè, proprio riportato che la figlia, a un certo punto, dopo aver fatto una domanda che suscita l'irritazione del padre, piange. E a quel punto Bateson si scusa con la figlia, che chiaramente, ecco, si rende conto però di essersi innervosito proprio perché era quello il problema, i contorni delle cose, perché inizialmente a Bateson erano gli anni 50, viene in mente l'aspetto della perdita dei confini che riguarda la follia, la malattia psichica, la schizofrenia, quel tipo di perdita dei confini. E il fatto anche appunto che l'educazione, la scuola, negli anni 50 in America, fossero così rigidamente confinate. Anche questo, è questo soprattutto che fa arrabbiare Bateson, perché in quel momento, negli anni 50, è particolarmente soffocato dal conformismo. È ancora prima degli anni 60, no? È prima che la controcultura si liberi dal conformismo. Per cui negli anni 50 una personalità come Bateson è particolarmente oppressa da delimitazioni dei saperi, confini dei saperi, confini tra le cose che sono nettamente demarcati, e che appunto determinano delle semplificazioni,
nei modi di rappresentarsi la realtà. Così come, appunto, determinano una totale inconsapevolezza nel rapporto tra gli esseri umani e il loro ambiente. Sappiamo appunto che gli anni 50 sono stati, gli anni 50, gli anni 60, gli anni 70 sono anni di completa inconsapevolezza ecologica in cui sono state fatte anche appunto sono state perpetrate gravissime forme di inquinamento, di intossicamento del pianeta, di cui appunto poi dopo abbiamo cominciato a capire la portata e gli effetti. Negli anni 80 si sono visti gli effetti di quello che era stato fatto, dell'inconsapevolezza degli anni 60, 70 e 50. D'accordo? Però appunto io vorrei che qualcuno mi fermasse, perché no, se no non. Ok? E questa era la ragione per cui ho proposto Bateson e questo libro suo. Poi ne ci possono essere tanti altri in cui leggerlo. Qualcuno lo ha letto? Cioè, qualcuno tra voi ha già fatto un percorso con questo libro? Io ho contato un po' di mente natura, Mente come natura, fatto, sì. insomma, azzurro volato. Devo dire che ho fatto fatica all'inizio, non tanto per il linguaggio che usa, proprio perché non si capisce bene cosa vuole dire. In realtà adesso, dopo quello che ha detto lei, cioè, ad esempio propone alcuni concetti come quello di schimogenesi, che all'inizio non si capisce bene che significato abbia, oppure propone proprio un suo modo di fare ricerca che secondo me oggi sarebbe un po' visto, diciamo, non proprio bene. Ad esempio lui proponeva di utilizzare per analizzare appunto queste unità degli atmol, alcuni modi di analizzare gli esseri viventi in biologia, che oggi un attimino forse. Però appunto forse anche proprio il fatto che il titolo, no, è Bateson, e quello che ovviamente dall'inizio è difficile capire qual è il messaggio che lui vuole porre. Questa è l'unica cosa che adesso. Volete che facciamo un giro di altre cose, questioni che vi piacerebbe sviluppare da quello che ho detto, aspetti che avete già letto sul libro, facciamo un giro e poi magari. Allora, io ho letto qualche brano che mi ha Sì. messo e ce n'è uno in cui parla del non sapere, del sapere, il fatto che nel momento in cui non si sa qualcosa, bisogna, oppure nel momento in cui si arriva a pensare di conoscere in maniera nuova, quindi con nuovi occhi, e ci si esalta praticamente per questa nuova conoscenza, è come tornare a guardare con occhi vecchi. E che quindi bisogna, cioè, non so, mi è sembrato di capire che in qualche modo bisognerebbe sempre rimanere in una tensione tra il fatto di avere nuovi occhi e quindi tenerseli e non pensare di esserci mai arrivati. E mi sembra molto impegnativa come situazione, non so come per starci, quindi volevo sapere un po' di più di questo. E che appunto la scienza sarebbe, insomma, dovrebbe integrare queste domande di guardare, sono due a uno. Sono interventi, ma faccio parole così parlo. Ah, no, così si sente anche nel video. Sì, anche per esempio, sì, senza. Sì, due nozioni che mi interesserebbe approfondire. Sono esattamente una nozione che è quella di struttura che connette. Per un'idea, diciamo, me la sono dovuta fare per le letture personali, documentari, video anche su YouTube di Bateson, ce ne stanno. E l'altro invece tema, nozione, non lo so come definirlo, riparla di, se non sbaglio, mondi o universi distinti tra loro, tra tipi di universi o di mondi, questi quelle cose, persone e altro, però vado a memoria, quindi un attimo provare a inquadrare questi aspetti qui se possibile. Un altro, sono tentato di spuntare queste. Siamo a posto? Non ci sono.
altri. Adesso sì, per magari. Sì. Sì. Tu avevi chiesto. Ma era appena una considerazione, diciamo, sì. Insomma, cercare di capire questo libro anche dall'inizio, insomma, però sì, più loro due avevano delle domande, diciamo. Sì, però avevi posto anche delle questioni, no? Sì, posso l'eschimo Genesi, ad esempio, sì. Perché diciamo che sono un concetto importante di Bateson, e poi questa cosa dell'utilizzare alcuni, come dire, alcuni modi di ragionare in una disciplina trasportandoli in un'altra, lui faceva ad esempio tra la biologia e la tipologia, insomma, questa cosa interessante. Sì, questo, sì, questo. Sì. Che è un po' anche, sì. C'è da quello che diceva dei confini, insomma. Sì, sì, sì. Io su questa falsariga avrei questa curiosità, cioè il fatto che a volte si nota quanto una disciplina, parlando di un'altra, non sappia usare quel linguaggio. E quindi ci sono degli errori magari di fondo, anche di impostazione, quando per esempio viene mette una cosa a caso, un biologo magari vuole citare la fisica, e un fisico che ascolta quello che sono le affermazioni di questo biologo rimarrebbe incredetto. E quindi i risvolti di una scienza davvero... Sì, io forse partirei da, proprio da, que, da, da quest'ultima domanda, perché ne riassume anche altre. Cioè, sì. Perché non si parla di Bateson? Perché appunto questo movimento, no, tra le discipline, questa inquietudine, questo non di alcuni personaggi, che poi fra l'altro sono personaggi, spesso questi personaggi inquieti, sono personaggi geniali. Bateson ha degli aspetti della figura geniale, no? Perché appunto che cosa contraddistingue il genio? Spesso le figure geniali sono le figure che, cioè, qualsiasi cosa facciano, su qualsiasi cosa si applicano, riescono bene, no? Per cui le figure geniali non hanno spesso il problema di dire: ma su che cosa mi applico? Mi riesce bene tutto, no? Quindi spesso va a finire che prendono un po' di qua e un po' di là, perché forse si divertono di più, e forse è anche l'unica cosa che riescono a fare, perché non riuscirebbero a stare dentro un ambito esclusivo, no? Percepirebbero una sorta di limitazione del sapere, della conoscenza, una sorta di contrazione che non ci sta con la loro modalità espansiva di pensiero e di competenze, no? Per cui le personalità geniali, che sono così importanti per la specie umana, perché appunto sono personalità che portano idee che possono avere un'importanza fondamentale, molto spesso se la passano male, perché appunto questa inquietudine del sapere, questo nomadismo conoscitivo, no? Dire, a volte mette queste persone ai margini. Per cui, oppure il loro discorso è troppo difficile, non viene più compreso, è espresso in un linguaggio che non rispetta ambiti di pertinenza, no? Come era stato portato, campi di pertinenza. Uno dice: ma se vuoi fare l'antropologo, insomma, ti devi mettere tutta la vita a studiare determinate cose, devi acquisire perfettamente il linguaggio del tuo campo di pertinenza, non del tuo ambito di pertinenza, e appunto ti ci vuole tutta la vita per farlo. Ma appunto Bateson, come altre personalità geniali, non riesce a fare questo.
sì, fa l'antropologo, esaurisce quell'ambito di pertinenza, ma poi esce fuori. E quindi è questa la ragione per cui è difficile parlare di Bateson, se ne parla poco, perché purtroppo dagli anni 80 a oggi alcuni aspetti della specializzazione disciplinare sono diventati ancora più forti. Cioè la rigidità degli ambiti di pertinenza dei singoli saperi insomma è diventata sempre più esclusiva. I compartimenti del sapere sono sempre più compartimenti stagni, no? In cui si deve entrare, chiudere bene la porta e poi appunto non è facile uscirne. Per cui ci si ritrova oggi con lo stesso problema di 30 anni fa, sostanzialmente irrisolto, per far fronte alla crisi ambientale, è già qui usato un termine, far fronte, che già urta, no? Per provare a trovare delle soluzioni, delle idee nuove al problema ambientale, c'è bisogno di riuscire a fare quello che faceva Bateson. Cioè è importante praticare l'uscita dai campi disciplinari, oppure cercare di far dialogare diversi ambiti. E per far dialogare diversi ambiti, l'unica cosa è mettersi ai margini, no? Provare a stare sui margini, sui confini, no? E far osservare come magari quei confini che da un certo punto di vista sembrano così netti e ben delimitati, ma se ci avviciniamo al confine, ecco che questo confine appare come più permeabile, più poroso, non appare più come un confine. Quante volte, in quante situazioni ci troviamo a fare questo tipo di esperienza con i confini, no? Sappiamo bene, anche con i confini nazionali, eccetera, eccetera, è così, no? Cioè sostanzialmente c'è una retorica del confine che ci dice, ecco, questo è, le cose finiscono qua e da lì in poi sono tutte diverse. Che risulta molto convincente come retorica, ma nel momento in cui ci mettiamo a camminare con i nostri piedi, no? Ci mettiamo, qui andiamo proprio sul campo, sui territori, e lì vediamo che questo confine non esiste o è molto sfumato. Quindi trovarsi ai margini, trovarsi appunto in zone di confine, sviluppa un'importante consapevolezza, che è quella appunto che ci permette di provare a appunto riarticolare idee nuove, che sono sempre più di cui abbiamo veramente una fortissima esigenza oggi. E quindi mi pare che appunto di avere sì la struttura che connette. La struttura che connette è appunto sono quelle esperienze che possiamo fare, per cui appunto la perdita dei confini ci fa capire le connessioni, semplicemente. Indebolendo degli schemi troppo rigidi, degli schemi mentali che possono essere troppo rigidi, che non ci fanno capire la realtà per come effettivamente è, se noi indeboliamo quegli schemi rigidi, riusciamo a capire
un tessuto connettivo. Ecco, però appunto sono aspetti che nella storia della nostra cultura hanno attraversato dei periodi di controcultura, no? Cioè il pensiero di Bezzo è stato associato allo Zen, al pensiero dei beatniks, degli hippies degli anni 60, no? L'ecologismo, il pensiero ecologico è nato in quegli ambienti, degli ambienti appunto in cui si sviluppavano forme di consapevolezza anche sul piano proprio cognitivo, per cui la realtà appariva diversa, modi diversi di vedere la realtà, sì. Ecco, però io volevo anche appunto mettere in relazione questo, che è qualcosa che anche diciamo in qualche modo torna in forme di suggestione anche attuali, io lo vedo tornare insomma, piuttosto, in modo piuttosto forte, ma io lo volevo associare proprio con qualche cosa di molto più semplice che tutti possiamo fare. Cioè, nel momento in cui noi, nella realtà, appunto, mettiamo, come si dice, gli scarponi sul terreno, cioè cominciamo a essere presenti nelle situazioni reali, a guardarle con diciamo, cercando di affinare i nostri sensi, la nostra capacità di guardare, di osservare, ma anche di esserci con tutto il nostro corpo. La cosa più semplice del mondo, camminare. Camminare, appunto, in zone di confine, ci fa capire come quel confine che appunto veniva rappresentato con una terribile forza rappresentativa, no? In realtà non esiste, è una convenzione, d'accordo? Quindi molto spesso l'esperienza diretta, l'esperienza sul campo, questo gli antropologi, cioè l'hanno capito abbastanza presto, no? L'esperienza sul campo è una esperienza nella quale ripensano i confini, è un'esperienza di perdita dei confini, d'accordo? Non so se ho risposto a tutto, ma questo è un po' il discorso complessivo. Ok? La struttura che connette sono aspetti per cui appunto la relazione con il nostro ambiente si manifesta con connessioni che sono più vicine di quelle che pensavamo, no? Cioè, inquinare un ambiente significa alterare aspetti della nostra psiche. È così, no? Cioè, quando noi distruggiamo un luogo della natura, non distruggiamo solo un luogo materiale della natura, distruggiamo per esempio anche un luogo della memoria per tante persone. D'accordo? Distruggiamo le relazioni che gli esseri umani intessono con i loro luoghi, i vissuti, le relazioni vissute. E quale luogo della natura? Non è, sì, ci sono certamente anche luoghi selvaggi, ma sostanzialmente la relazione con la natura non è la relazione con un'entità appunto separata, è con qualche cosa che costantemente viviamo. A un certo punto nel nostro mondo per ritrovare la relazione con la natura dobbiamo, come dire,
forare strati e strati di cemento, di cementificazione, no? Per trovare. Ecco, però comunque viviamo il cielo, i cambiamenti stagionali e tutto quello che ci sta intorno, e questo influisce sul nostro vissuto più di quello che pensiamo. In questo senso, le connessioni con l'ambiente, quanto sono importanti. Quanto un cambiamento, una alterazione dell'ambiente poi si riflette su noi stessi, insomma, sul nostro stato psichico, sul nostro benessere. È ovvio, è evidente. L'ecologia non ha fatto altro che cercare di renderci più consapevoli di questo tipo di evidenze. Ma appunto, la struttura che connette è anche una struttura relazionale. Cioè, nella relazione che abbiamo tra noi, anche lì, stesso discorso, cioè siamo più vicini di quanto pensiamo. Le relazioni empatiche tra gli esseri umani non sono qualcosa che ci connette, che ci collega più di quello che a volte pensiamo. Cioè, a volte appunto ci rappresentiamo il nostro ego, il nostro io, come una sorta appunto di navicella separata che si muove nella realtà, quando invece appunto siamo sempre profondamente immersi in un unico tessuto relazionale tra noi, gli altri e il nostro ambiente. Non c'è mai nessun effettivo salto. Quindi quella dell'ego, dell'io, della navicella è una rappresentazione, è fittizia. È come il confine, sono i confini che noi poniamo al nostro ego, che appunto dove finisce e dove comincia, no? Dove comincia e dove finisce il nostro spazio, lo spazio del nostro io, della nostra coscienza, della nostra mente, dov'è il confine? Quello è il problema, sì? C'è qualcosa che non mi sta tornando, nel senso che sì. La perdita del confine di cui stiamo parlando, ne parliamo con molta dimestichezza e imputiamo la sua non esistenza, no? E mi chiedo quanto stiamo parlando e quanto abbiamo vissuto ciò di cui stiamo parlando. Perché se si capiscono un po' le grammatiche a cui siamo arrivati adesso, sono grammatiche relazionali, e di rapporti sociali ed economici che vengono prima di noi, prima della mia nascita, e io entro in queste, sì, attraverso queste, sì, grammatiche senza quasi aver avuto potere decisionale. E credo che siano delle grammatiche che invece il confine te lo fanno vedere tanto, oh, sì, distanziando ad esempio, sì, le armi di distruzione di massa o di anche solo soggetti singoli. Sono sempre più distanti e lì il confine è gigantesco. O il fatto che per questi occhiali sono morti 8 bambini è molto distante il confine, cioè è talmente grande che forse c'è solo il confine. E questo per quanto riguarda una visione più ad ampio respiro, che copre intere popolazioni. E magari adesso io mi sto riferendo a popolazioni, la classe media, bianca, eterosessuale dell'Occidente. Per quanto invece mi riguarda la parte più profonda di noi stessi, quindi la nostra soggettività, il nostro vissuto, anche credo che da fuori, attraverso il tessuto collettivo di cui parlava prima, ci vengono passate delle regole per poter leggere il mondo e leggere le emozioni che abbiamo dentro noi stessi. Sì. E che perdere il confine in quel momento sia, penso, uno degli atti più pericolosi da fare. Nel senso, bisogna avere la capacità di staccarsi da quelle regole, ma avere un perno che ti permette di ritornare lì, perché altrimenti la situazione è assolutamente terrificante e abbandonevole, non si torna quasi più indietro. E per fortuna non prendo droghe. Sì, sì, no, sono perfettamente d'accordo. Cioè,
è una sofferenza continua, cioè nel senso che io credo che tutti noi soffriamo di questa cosa, cioè che ci dia una forma di disagio psicofisico, no? Perché? Perché è uno scarto che viviamo tra appunto quelle che sono le delle rappresentazioni, delle grammatiche, come detto, cioè delle rappresentazioni anche dei modi strutturati di vivere e che appunto degli schemi per interpretare e per vivere la realtà, che diventano delle pratiche e delle esperienze più vicine alla realtà, nella quale appunto tocchiamo invece queste strutture che connettono, tocchiamo qualche cosa che non ha a che fare con lo schema, che non ha a che fare con la rappresentazione, ma ci sembra molto più vero, ci coinvolge, ci fa innamorare, ci crea entusiasmo, eccetera, eccetera. Quello ci fa star bene, no? Ecco, quello che ci fa star bene, è a volte, appunto, quello che ci fa star bene è qualche cosa che scopriamo che va al di là degli schemi. Molto spesso noi arriviamo a questo, per cui in questo senso la difficoltà, la sofferenza di appunto di dover costantemente attraversare delle distanze, degli strati, qui parlare di queste cose, sì, non è semplice, no, perché qualsiasi aspetto della nostra vita è il contrario di quello che diceva Bateson, è il contrario di quello, cioè ogni cosa siamo costretti nelle modalità più diverse a pensare in un altro modo, in un modo fatto appunto di rappresentazioni nette, di schemi, di confini, di quello che è appunto di grammatiche, di cose, eccetera, eccetera. E appunto, tanto che perdere i confini, diciamo, all'improvviso, come ad esempio può succedere prendendo certe sostanze, può essere molto pericoloso, nel senso che appunto i confini strutturati che vengono improvvisamente rotti, e questo può provocare uno scompenso forte. Cioè io per esempio non ho mai preso sostanze forti che alterano lo stato di coscienza come penso che prendeva l'SD. No, e non lo farei oggi, perché appunto dopo 50 anni, cioè le mie strutture cognitive sono sono piuttosto schematiche, strutturate, che se mi date un... Okay. Mentre, appunto... Negli anni di Bateson c'erano molte persone che hanno perso la vita in quel modo, cioè persone che prendevano l'acido e pensavano di poter volare, aprivano la finestra e si lasciavano fuori, oppure pensavano di essere diventate una buccia d'arancia, un topo. No? La perdita del confine psichico può essere molto rischiosa. Appunto non riuscivano più a tornare indietro, oppure non riuscivano a fare delle cose molto semplici. C'è gente che ha preso acidi e poi ha fatto il bagno in mare ed è annegata, per esempio. Cioè, non sottovalutare l'importanza di determinati confini che servono appunto per la nostra vita. Il discorso è appunto è più secondo me è importante portarlo proprio sul piano del sapere, della conoscenza, rispettando anche lì la pertinenza degli ambiti, perché ogni ambito di pertinenza ha la sua ragione e si è costruito così con secoli di duro lavoro e fatica dei propri costruttori, dei propri teorici, d'accordo? Bisogna rispettare questo, certamente. Però è importante, quando si parla di problemi
che riguardano appunto l'ambiente, questi aspetti della relazione tra le persone e l'ambiente, che ci sia anche qualcuno che appunto è in grado di muoversi nelle zone di margine, di attraversare i confini, di perdere i confini, sì, anche, certo, perché appunto a volte solo perdendo i confini vengono in evidenza degli aspetti che se no non sarebbero venuti in evidenza. E quindi ciò produce idee nuove. Ok? Sì, sì, ma comunque effettivamente... Cioè, per quello che ho parlato anche di questo passaggio della controcultura, no? Cioè, perché effettivamente uno dei problemi di Bateson è stato quello, il fatto che viene appunto collegato e classificato anche come un pensiero appunto che è difficile, che non si sa dove vuole andare a parare, che appunto che è legato a questi aspetti un po' controculturali, per cui un po' trasgressivi, però appunto di fatto il nostro sistema di sapere non è ancora riuscito a articolare veramente un discorso interdisciplinare. Cioè l'interdisciplinarietà sì, è una bella parola, un bello scioglilingua, ma nessuno, cioè non, di fatto non viene messo in pratica. Ed è appunto, cioè, è ora di cominciare a farlo. Cioè, perché credo che appunto, cioè, voi vi troverete a doverlo fare per forza, no? Per noi negli anni Ottanta era appunto un sorgere di una consapevolezza. Credo che per voi oggi diventerà presto un dover fare. Penso, non so, poi appunto, su queste cose diventa anche difficile fare previsioni. Volevo chiedere se ha voglia di leggerci un pezzo di libro che ritiene che sia... Sì, va bene. Così magari poi anche chi non l'ha letto possiamo parlarne. Posso chiedere... Nel momento in cui dicevano c'è un libro, questa immagine perde dallo stato di coscienza e del SD, cosa fa? Succede dal confine della finestra. Questa immagine, cosa succede? Muoio. Quindi questo collegamento tra perdita del confine e la morte, però cioè, alla fine forse la morte, cioè, la morte è un'invenzione, no? Cioè, siamo inventati noi, quindi un confine che non c'è più che diventa vita. C'è questo collegamento tra morte, confine, vita, cioè, forse è, e punto. Cioè, non so cosa stai dicendo, però senza confine, non so, è sempre questa suggestione. Sì, cioè... Come prenderla questa cosa? Una delle visioni più confinate, più costrette che il nostro pensiero occidentale, per così dire, ha costruito, è quella del segmento esistenziale, no? Cioè la vita concepita come nella rappresentazione di un segmento che ha un inizio e una fine, perché il tema della morte appunto è anche il tema della nascita. Ai bambini, no? I bambini ci chiedono: ma da dove sono venuto? Chi è un adulto, un anziano comincia ad avere paura: dove vado a finire? Tutta la vita è dentro questo segmento, ben confinata dentro questo segmento. Questo è appunto il modo di rappresentarci la realtà che
il nostro Occidente ha prodotto, la nostra scienza, il nostro mondo secolarizzato ha prodotto questa visione segmentaria. Altri popoli, altre culture ragionano in modi completamente diversi, cioè ragionano in modi ciclici, di ciclicità nascita-morte, di possibilità di altri livelli di esistenza oltre la morte, eccetera, eccetera, eccetera. La continuità generazionale, il tema della continuità generazionale, quindi della, il tema di, della sostituzione generazionale, no? Che appunto mostra come questa visione della morte un po' terrifica che noi abbiamo deriva da questa contrazione fortemente segmentaria, quindi delimitata, confinata della nostra vita, di come percepiamo la nostra vita. Per cui appunto il pensiero di Bateson è appunto è arrivato nel momento in cui anche altri pensieri provenienti da altre culture, dall'Oriente soprattutto, cioè producevano una forte modificazione di questa visione segmentaria. Ecco, poi appunto non lo so oggi come siamo messi da questo punto di vista, nel senso che io appunto vedo ancora riproporre appunto una visione molto molto schematica e appunto una diffidenza rispetto a visioni che vanno al di là delle nostre concezioni secolarizzate. Si rischia di apparire appunto irrazionali, mistici, eccetera, eccetera, cioè si rischia di cadere effettivamente in quelle che sono poi le trappole della New Age, cose di questo tipo, cioè di entrare in dei territori, no, che poi sono effettivamente poco seri. Sì, però appunto nell'intenzione di Bateson invece era quella di appunto provare a integrare diversi sistemi di rappresentazione della realtà tra Oriente e Occidente. L'influenza del buddismo Zen nel pensiero di Bateson è fortissima, soprattutto nella seconda parte, quando teorizza il pensiero ecologico. C'è moltissimo Oriente nel pensiero di Bateson. Cioè è uno studioso che si è lasciato attraversare anche da altre correnti culturali, no? che appunto possono spaesare completamente la nostra visione delle cose. Però appunto questa cosa, questo lasciare, questo perdere i confini del proprio Occidente può essere molto importante, può portare appunto a elaborare idee nuove che sono terze, che non sono né dell'Oriente né dell'Occidente, ma che sono nuove, qualcosa di terzo, che nessuno aveva mai pensato. E in un certo senso il pensiero di Bateson è questo. Sì? Per fare una domanda. Ma ci sono dei concetti o dei temi specifici all'interno dell'opera di questo autore? Però uno studente di psicologia dovrebbe assolutamente conoscere, e sempre in più di questo, visto l'eclettismo e la genialità dell'autore, qual è una lettura che non dovrebbe essere fatta di questi temi e concetti? Se ha detto sua, ce ne sono, sicuramente ce ne sono, però. Diciamo che io credo che già uno studente di psicologia già riceva degli aspetti di Bateson, anche se non lo sa, perché appunto le teorie sistemiche, ogni teoria sistemica deriva dal pensiero originario di Bateson.
tutta cosa, il pensiero sistemico che ha attraversato parti della storia della psicologia deriva da Bateson. Quindi voi già fate a volte, cioè, attraversando alcune delle vostre risorse teoriche di psicologi, già utilizzate Bateson senza saperlo, credo, no? E poi, vabbè, certo, la teoria sulla schizofrenia, il fatto che quello che viene chiamato doppio vincolo, no? Anche quello, ditemi, ma cioè, lo avete studiato il fatto di così così, però qualche cosa è passato, no? Sì, sì, nell'ambito della comunicazione. Così anche come quegli aspetti che riguardano appunto la comunicazione, quella che si chiama metacomunicazione, anche quella. Doppio legame appunto è quello che in una relazione, ad esempio, madre-bambina, no? Una che appunto è un classico della psicologia, no? Winnicott, per intenderci, no? Ecco. Nella relazione madre-bambino, una madre che dà dei messaggi contrastanti, no? Il fatto che, per esempio, dal punto di vista del contenuto della comunicazione, cioè vieni qui, ti voglio bene, ti abbraccio, eccetera, eccetera, ma dal punto di vista gestuale, del paralinguaggio, c'è tutt'altro, c'è una rigidità, c'è una freddezza, c'è un disamore, no? Se ci sono messaggi contrastanti in questo senso, questa doppiezza di messaggi produce l'incapacità da parte del bambino di dare una risposta. A quale messaggio deve dare risposta? Al messaggio del contenuto, no? Al messaggio letterale che dà la madre, nei suoi aspetti letterali e affettivo, o al messaggio, diciamo, sul piano empatico, che invece è disaffettivo? A quale dà risposta? Questa non riuscire a dare una risposta, secondo Bateson, provoca un moltiplicarsi delle risposte possibili, che è il tipo di comportamento schizofrenico. Non so se sono riuscito a spiegarlo in modo più sintetico, ma è questo. Queste forme, anche questo discorso è anche legato al concetto di metacomunicazione. Che anche quello io credo che sia appunto una di quelle cose di Bateson che sono filtrate nel nostro sistema di sapere, anche quello istituzionale. Cioè la metacomunicazione, le cornici metacomunicative le chiamava Bateson, cioè dire, per esempio, questo è un gioco. Dire questo è un gioco significa: all'interno di questa cornice valgono determinate regole, ci sono determinati significati, no? Decidiamo che quello che stiamo facendo oggi, che cos'è? È una specie di conferenza, no? In cui ci sono io che parlo, voi che ascoltate, intervenite. Ecco, ci stiamo dando delle regole, abbiamo definito una cornice metacomunicativa, che appunto è quello che ogni psicologo deve tenere presente quando nella sua relazione terapeutica, no? Cioè,
deve essere ben consapevole delle cornici che definisce con il suo paziente, dal punto di vista proprio clinico-terapeutico, perché a volte appunto non è, appunto questi confini, questi contorni, possono essere ben ridefiniti. D'accordo? Sì? Interventi da proprio. Sì. Io non conosco il testo, quindi non l'ho mai letto. L'ultima cosa che mi è venuta in mente leggendo il titolo, versione pure della mente, è qui è esplicitata in realtà un grande limite, ovvero quella della divisione tra corpo e mente. E a quanto pare l'autore sceglie uno di questi due termini e non sceglie di unificarli. Perché? Cioè, diciamo che i termini sono mente e natura. Però no, sì, però io quello che io ho pensato è stato perché non scrivere verso un'ecologia del corpo, per esempio, che in un qualche modo strutturalmente include la mente, ma scegliere mente, quindi una parte di quello che può essere inteso come totalità, quindi sottolineare una divisione sostanzialmente. Perché quello che pensava di quello che pensava diciamo quello che Bateson si dava come obiettivo era di cambiare il modo di pensare. Quindi rilegare il pensiero alla mente. Sì, sì. Quindi verso l'ecologia della mente era un modo sostanzialmente di agire in modo molto radicale per cambiare il modo di pensare delle persone. E questo si è tradotto nel pensiero ecologico, nel pensiero ecologista. E allora perché non verso l'ecologia del pensiero? Ma è mente e pensiero in questo senso non sono sinonimi chiaramente, ma sono sullo stesso piano. Cioè la mente, e questo va detto però, cioè nel senso che appunto dove finisce il confine della nostra mente, no? Se noi ci poniamo appunto di superare il confine e quindi di trovare le connessioni, i collegamenti tra la nostra mente e la natura. E allora aspetta, perché no, cioè la mente non è relegata dentro di noi, cioè la mente è appunto qualcosa che sta anche nella natura. Se perdiamo il confine tra mente e natura, la nostra mente, il nostro pensiero, si collega alla natura. Ed è quello appunto che quando noi riusciamo a fare questo, non ci potrà venire assolutamente, non ci potrà passare per la testa di inquinare quel lago, perché quel lago è una parte della nostra mente, è una parte di noi, una parte della nostra mente, e della mente il pensiero che può fare questo passaggio. E questo. Sì, so che appunto a dire queste cose, no, appunto il modo attuale per scherzare è dire presentami il tuo pusher, perché no, appunto sono cose appunto che sono andate a finire come dire dei luoghi comuni, anche un po' di un modo così alternativo. Però in Bateson, se leggete il libro, sono appunto, lui ci arriva per gradini nell'arco di 30 anni. Sono 30 anni di riflessioni che lo portano a quel punto, in cui appunto poi decide di farsi attraversare da tutto, dalla poesia, dallo zen, da aspetti appunto esterni all'Occidente, sì, esterni
a un campo di pertinenza disciplinare accademico, sì. Va bene? Leggere un brano, ma quale? Provo. Ci sono anche cose che intanto io cerco, perché non ho preparato un brano per così tanto per sentire quello che era lo stile di Bateson. Dice: significato può essere considerato come un sinonimo approssimativo di struttura, ridondanza, informazione e restrizione entro un paradigma del tipo seguente. Si dirà che un qualunque aggregato di eventi o oggetti, ad esempio una successione di fonemi, un quadro, una rana o una puntura, contiene ridondanza o struttura, se l'aggregato può essere diviso in qualche modo mediante un segno di cesura, talché un osservatore, il quale veda soltanto ciò che sta da una parte della cesura, possa congetturare, con esito migliore del puro caso, ciò che si trova dall'altra parte. Il tema del confine, no? Cioè, che cos'è qualcosa? La ridondanza ha a che fare con il significato. Cioè, la ridondanza di qualche cosa è il significato intrinseco di quella cosa. Però appunto è qualche cosa che è relativo a una prospettiva, a chi sta da una parte o dall'altra, di una chiusura tra questa cosa e un'altra. Uno schizofrenico o una persona che ha assunto sostanze psichedeliche o un primitivo, no? A volte cioè, si esprime come se appunto non ci fossero i confini tra una rana, una cultura, un quadro, una successione di fonemi, una parola, no? La ridondanza è qualcosa che determina il significato intrinseco, l'identità di una cosa, sì. Forse per il fatto che c'è come una struttura interna che fa parte della natura e poi soprattutto struttura si crea il concetto, quello che è rana, quello che è albero, quindi è come se non si prende qualcuno. Poche righe dopo, Benson dà una spiegazione della ridondanza, che effettivamente dice: da un albero visibile sopra il suolo è possibile pronosticare l'esistenza di radici sotterranee. La cima fornisce informazione sull'estremità opposta. Cioè, sa sappiamo che cos'è una cosa appunto da una serie di significati ridondanti, no? Che possiamo sapere anche se non vediamo le radici, possiamo immaginare che ci sono sotto un albero. Questa ridondanza ci dà appunto in qualche modo l'essenza di qualche cosa, una visione completa,
dell'albero. No, 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 no. Per un po' a che fare con gli archetipi di Jung. Gli archetipi di Jung? Sì, l'inconscio collettivo, cioè come se le radici fossero l'inconscio collettivo, in qualche modo, una qualche... Guarda, Bateson è stato fortemente influenzato da Jung. Però lì, appunto, entriamo... Sì, cioè gli archetipi dell'inconscio collettivo di Jung sono delle rappresentazioni che collegano, che connettono. Quindi sono delle rappresentazioni psichiche che collegano attraverso l'inconscio culture anche lontanissime. Per cui sì, certo. Sono aspetti che diminuiscono la distanza, per esempio, tra una cultura, tra un popolo e l'altro, no? che passano sotto il confine che mettiamo, per esempio, tra Oriente e Occidente. Alcune strutture archetipiche, come quelle che interessavano a Jung, sono... possono essere, per esempio, delle rappresentazioni orientali che compaiono nei sogni di persone in Occidente. Quindi a livello inconscio si annulla il confine tra Oriente e Occidente. Jung scopriva, era intrigato da queste cose. Sì. Va bene, ok, sì, prego. Ma quindi, nel concreto, in cosa consiste l'eredità intellettuale di Bateson al giorno d'oggi? Ovvero sia, al di là della grande pertinenza delle tematiche del limite dell'ecologia al giorno d'oggi, che pare piuttosto palese, invece l'eredità del pensiero, c'è per caso qualche pensatore che ha saputo raccogliere le sfide lanciate da Bateson al giorno d'oggi? Questa è, insomma, la mia domanda. Guarda, io quello che appunto ho più di una volta osservato, pensando alle relazioni tra cultura e controcultura, no? Che le controculture, no? Quelle che fanno magari dei discorsi di rottura generazionali, che fanno... delle rivolte, delle rivoluzioni, eccetera, eccetera, pongono a volte dei semi che germogliano molto più tardi, che ci mettono un tempo lungo a germogliare e che poi, diciamo, vengono considerate normali. Tanto quanto quando vennero espresse, erano discorsi di rottura, strani, trasgressivi, alternativi, quello che volete, dopo questo tempo, diciamo, di quiescenza, decenni dopo risultano normali. Ecco, io credo che appunto alcune cose di Bateson abbiano avuto questo destino. Cioè non le si ricollega più neanche a Bateson neppure, o a una controcultura, o a un pensiero di rottura, sono date, come dire, per acquisite. Ecco, però appunto da un altro punto di vista la distanza invece è forte, cioè da un altro punto di vista certi aspetti del pensiero di Bateson non riusciamo più quasi a decodificarli, sono in un linguaggio che facciamo fatica a ricodificare oggi. Per cui è sempre un po' una partita sempre aperta con questi grandi pensatori. In che misura il loro pensiero è filtrato, no? È sedimentato, ha seminato qualche cosa che ha poi germogliato molto tempo dopo, e in che misura invece risulta inconcepibile.
con Bateson è una partita un po' aperta, per cui appunto sì, io credo che è importante riprenderlo oggi che appunto la crisi ambientale, la crisi ecologica, cioè, ci sta dimostrando le cose che diceva Bateson, insomma, ecco. Cioè, siamo arrivati al punto oggi. No, avevo anche un'altra ipotesi. Riguardo, piuttosto che la questione del limite, mi interrogavo sul rapporto fra soggetto e natura. Mm-hmm. Insomma, questa scissione, che comunque è un'eredità di una filosofia kantiana, che divide sempre tra un soggetto e un oggetto. Mm-hmm. Se qui parlo, insomma, in termini più epistemologici. E invece al giorno d'oggi ci sono nuove filosofie che cercano di, insomma, evadere da questo antropocentrismo filosofico. Per esempio, quando si parla di surriscaldamento globale, climate change, ora c'è questo nuovo movimento che si chiama Object-Oriented Ontology, che cerca di andare al di là di questo soggetto e oggetto per parlare, per dare voce agli iperoggetti, ovvero quegli oggetti che trascendono le percezioni dei soggetti, che insomma trascendono tutte le varie categorie spaziali e temporali, come per esempio l'esempio più classico è appunto il climate change, qualcosa che nessuno vede ma tutti percepiamo indirettamente, di cui tutti parliamo, che non è mai possibile individuare in un momento, in un tempo, che però permea, insomma, la nostra epoca, il nostro tempo. Mm-hmm. Ecco, secondo lei queste nuove forme di pensiero possono in qualche modo riprendere questo nuovo tentativo di, insomma, uscire dai limiti, uscire, insomma, dai vecchi schemi di pensiero? Certo, sì, perché no? Cioè, io credo che appunto ogni generazione ha l'opportunità, ha la chance di cogliere il meglio delle proprie risorse culturali, del proprio pensiero per sviluppare idee nuove, no? Proprio perché ogni nuova generazione si trova a vivere in quella realtà e con quei problemi, insomma. Per cui ecco, quello che potrebbe essere un problema invece dall'altra parte sono tutti quei modi nei quali viviamo degli schemi, delle rappresentazioni schematiche, delle rappresentazioni chiuse, rigidamente delimitate in confini, e magari abbiamo la falsa percezione di oltrepassare. Cioè, per esempio, sto parlando della rete, no? Cioè, quando Bateson scriveva queste cose non esisteva internet. Internet oggi, no, ci dà a volte la possibilità, l'opportunità di muoverci in un modo che è assolutamente completamente inedito a quel mondo che aveva Bateson di fronte, no? Però, ecco, attenzione, perché questi movimenti in rete sono movimenti virtuali, cioè non perdiamo appunto il confine, questa volta il discorso è all'opposto, no? Non perdiamo il confine tra reale e virtuale. E a volte l'essere in rete nel muoverci in rete aderiamo a delle retoriche, no, che ci fanno, come dire, perdere questo confine tra reale e virtuale. Cioè, se fosse qui presente Bateson, ricorderebbe, no, che sì, guarda, cioè, in rete ti sembra di fare il viaggio più straordinario possibile,
però di fatto il tuo corpo, no, fatto per tornare sul tema del corpo che c'è, cioè il tuo corpo è fermo su una sedia di fronte a uno schermo bidimensionale. Cioè di fatto è quella realtà che stai vivendo, che stai attraversando. Nel rapporto effettivo tra la persona e l'ambiente sei davanti a una macchina, attaccata a una macchina. Per cui sì, ti sembra di connetterti, avere relazioni di qua, di là, di fare tutto il possibile e l'impossibile. Per certi versi hai effettivamente delle opportunità fantastiche per quanto riguarda il mondo della cultura, certamente. Però attenzione a non dimenticare che in quel momento, cioè la consapevolezza sulla relazione, diciamo, più appunto corporea, effettiva, su quello che dove uno effettivamente è e che cosa sta facendo dal punto di vista ecologico. Cosa vuol dire ecologico? Dove siamo seduti? Che materiali abbiamo intorno? Cioè è una condizione anche materiale, no? In che ambiente ci troviamo a vivere, a lavorare, a respirare? La consapevolezza di questo. Quindi, in rete, sì, tutto, però siamo appunto attaccati a una macchina e tutto quello che ci appare su uno schermo bidimensionale. Mentre appunto, se voi andate a vedere ciò che interessava Bateson era appunto superare anche arrivare a quelle visioni delle cose che appunto sono anche oltre lo stato normale di coscienza. Quindi superare la bidimensionalità della realtà, andare oltre anche la tridimensionalità. Bateson parlava dell'importanza di muoverci anche a livello di una sorta di quarta dimensione, no? Cioè, e quando ci saremo fusi con le macchine, sto pensando al transumanesimo e tutti i nuovi pensieri quello, che vanno in quella direzione. In che direzione va quello? Nella direzione opposta a quella che diceva Bateson. Cioè questo transumanesimo, questo rapporto uomo-macchina, cioè è totalmente avulso dall'ambiente, no? Cioè la retorica dell'onnipotenza tecnologica è totalmente cieca del problema ambientale. E questo accidente, cioè dovrebbe farci pensare, cioè ci porta a sbattere questa roba qui. Se non ci cominciamo a occupare veramente delle questioni ambientali, andiamo veramente a sbattere oggi, non è più come gli anni 80 che sì, ma forse qua non lo so. D'accordo? Per cui l'uomo cyborg, no? queste ibridazioni uomo-macchina, sì, cioè può essere appunto interessante, piacevole, divertente, eccetera, eccetera, può aiutare delle persone con disabilità, tutto quello che vuoi, però non porta granché alla consapevolezza della relazione con l'ambiente. Anzi, a volte ci mette un'altra cortina ancora più forte, no? Quindi questa, il fatto di poter far tutto attraverso la tecnologia, l'onnipotenza della tecnica ci dà una forma di opacità, a volte di inconsapevolezza ancora maggiore.